Ciao fans! Ciao fans! Siamo qui oggi nell'idromassaggio e fa anche le bolle, guardate, scusate. Però adesso lo stoppiamo, se no non si sente l'audio. Siamo qui nell'idromassaggio di questa suite all'ultimo piano di un hotel di Trento. Hotel B-Place. Perché poi ce l'avete chiesto tutti, ma dov'è che c'è l'idromassaggio in terrazzo? Hotel B-Place, per festeggiare l'anniversario che era il 24 marzo. Il video uscirà più avanti e adesso siamo già a fine aprile praticamente. Esatto. Però vabbè, era per contestualizzare. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Instagram, Facebook, eccetera, abbiamo colto l'occasione per fare un video di Q&A un po' diverso, prendendo ispirazione da un'altra persona che aveva fatto un video simile. Sai chi era? Sì, e mi piace anche. Allora, questa si incastra. Chiedono se avete in mente di fare un figlio. Se sì, tra quanto? Ma allora, più o meno quando io avrò... Allora, in mente... No, in mente no. Cioè, non no, adesso. Cioè, non in adesso. Mente in generale nella vita... Può sì, essere. Uno. Può essere. Che non ho ancora deciso. E non adesso. Non adesso, tra... Un po' di anni. 8 anni. Sì, magari non 8, però comunque tra un po' di tempo. 6. Comunque se fai un lavoro dove sei impegnato tutto il giorno e magari non hai nonni vicini, può diventare veramente un casino. Quindi per adesso no. In futuro sì, prima o poi ci riprodurremo. Ci riprodurremo. Sì. A questa domanda qua chiede se a 26 anni è troppo tardi per iniziare con un 125 e se è meglio iniziare col 390. Gli avevo anche risposto nel commento che aveva fatto, perché questo era su Facebook, non su Instagram. Secondo me a 26 anni il 125 è un po' limitante, più che altro perché non puoi andare in autostrada, non puoi andare in superstrada. Comunque è una moto che per fare tanti chilometri sei molto limitato, perché va piano, cioè la velocità di crociera di un 125 è 90 all'ora. Cioè magari arriva a 120 a cannone, 130 tu proprio, però cioè se lo sciogli il motore. Sì. Quindi a 26 anni che uno può già fare l'illimitata, dovendo scegliere, meglio prendere il 390. Se poi devi fare chilometri, secondo me, di quelle piccole, è meglio prendere un bicilindrico, tipo l'Honda CB500. Che essendo 500 di cilindrata e bicilindrica, è un po' più morbida anche per fare... tanta strada. Il mono un po' per fare chilometri è un po' una merda. Il bicilindrico è meglio secondo me. Poi anche quello a 48 cavalli va bene, anche quello a 2. Vuoi aggiungere qualcosa? No, sono d'accordo. Perfetto. E questa più che una domanda è una leccata un po' di sedere. Ma che muscoli hai, Luna Colombo? Che muscoli hai? Facciamo vedere che muscoli hai. Ma no, ma adesso mi sono un po' rimpicciolita. Diciamo che è stato un periodo dove abbiamo avuto, dove ho avuto un po' di problemi di salute. Un giorno ne parlerò. E quindi Luna, per starmi vicino, ha fatto un periodo abbastanza lungo a non allenarsi. E adesso abbiamo ripreso seriamente. Però ovviamente quando ti fermi, poi avevamo altri pensieri per la testa e essere condizionati in quel modo, con ansia, visite in ospedale, eccetera, ti pregiudica tanto, anche se ti alleni, ma ti alleni in un modo diverso e poi comunque se non sei concentrato la testa da un'altra parte, lo stress così non rende, ecco. Però vabbè, torneremo in forma. Vabbè, cioè, non che adesso facciamo schifo. Non che adesso facciamo schifo. Però vabbè, però... diciamo che abbiamo avuto momenti migliori forse di forma. Esatto. Flashback. Luna Colombo è appena tornata dalla palestra. Tra l'altro, fa vedere gli addominali. Fagli vedere bene. Guarda lì che roba. Ma è quasi più di me. Molto bene, tra l'altro questi leggings in trasparenza lasciano intendere cose che non vanno intese. Mi chiedete come ha fatto a conquistarmi
con la simpatia. Con la simpatia. Proprio con quella. End of flashback. Per l'estate saremo al top. Speriamo. Allora, siete riusciti a fare tutti gli itinerari della Sardegna? Penso che intendesse perché avevamo condiviso degli itinerari che volevamo fare. No, ne abbiamo fatti solo due. Cioè, siccome comunque vacanza a vacanza, cioè adesso ci vedete in un loro massaggio e direte che cacchio dicono questi. Vacanza a vacanza lunga ne facciamo una all'anno, perché lavorando negli uffici quelle sono le possibilità. Perciò ci piace anche rilassarci. L'idea di fare tutti quei chilometri, tutti quei giorni in moto, si perdeva un po' il senso della vacanza rilassata. L'idea di farmi una vacanza solo in moto non è che mi... No, non mi entusiasmo, ho bisogno di lettino, sì, anche io. Spiaggia e mojito. Cioè, come dire, un po' va bene, ma ci piace anche altro, tipo il relax. Tipo questo. Tipo questo. Flashback. Luna Colombo, porta le sdraiette. Vai, scegliamo una buona postazione. Abbiamo scelto la location. Prima fila, È calato il vento e è diventata una piscina praticamente. Che bello è oggi. Chi sono? Gigetto? Gigetto, sì. Bello. Ciao, vado a lasciare giù il telefono, giochiamo a palla? End of flashback. Allora Luna, a questa rispondi tu, cioè di cosa ne pensi, che è una roba di cui abbiamo parlato ogni tanto, soprattutto per le macchine. Questo signore chiede che ha incominciato a vedere le moto col cruise control, dice che lo ritiene molto utile in caso di lunghi viaggi alla stessa velocità, anche per evitare multe, e cosa ne pensiamo? Tu cosa ne pensi? Vediamo se poi dici tutto quello che vorrei dire anch'io e poi eventualmente dico anche la mia. Per chi non lo sapesse, il cruise control è quello che imposti una velocità e te la mantiene. Cioè, adattivo, che tu imposti una velocità e mantiene la velocità e mantiene la distanza dalla macchina davanti. Quindi se tu imposti 130 ma davanti frenano tutti, la macchina ti rallenta, mantiene la distanza che tu imposti dalla macchina che ti precede, poi quando davanti a strada libera riaccelera fino a 130. Quello è il cruise control adattivo. Poi c'è il cruise control normale, che invece tu imposti 130, la macchina davanti frena, tu la centri se non freni tu col piede. Ma allora, secondo me è molto utile se fai tanta autostrada. Cioè, se devi fare dei lunghi spostamenti, tutti sul rettilineo, cioè che sia superstrada o autostrada o tangenziale o quel che è. Ma anche solo mezz'ora ti rompi. Sì, cioè, comunque è molto comodo, cioè sia per la moto sia per la macchina. Cioè, almeno non sei lì per 3 ore così con il gas. Sì, da fastidio anche il polso. Esatto. Quindi secondo me è molto utile. Però faccio una precisazione. Secondo me è molto utile il cruise se lo mettono sulle moto, ma adattivo. Sì, adattivo, sì. Se lo mettono normale, secondo me è pericoloso. Cioè, nel senso, già sulla macchina, quello normale in realtà non è che lo sfrutti tantissimo, perché o hai strada libera, perché se inizia a esserci un po' di coda, rallentamenti, cioè alla fine non è che, cioè, continui a inserirlo o disinserirlo, inserirlo o disinserirlo, ti conviene che ti metti lì e la fai tu l'andatura. Sì. È idem con la moto. Quindi se li montano adattivi, mi sembra che sul multistrada nuovo c'è adattivo addirittura, allora ha un senso. Se no, sarebbe molto più utile il limitatore di velocità. Tu imposti 80 e sai che più di 80 la moto non ti va. Quello sarebbe molto utile anche in Italia, ma soprattutto all'estero, dove le multe sono peggio e passi anche nel penale. Tipo in Svizzera tu sai che il limite sul passo è 80, che poi è meglio dell'Italia, dove tutte le strade in montagna hanno il 50 in Italia, ad esempio, quasi tutte. Tu sai che lì è 80, ti imposti 80, sai che la moto più di 80 non ti va e sei sereno. Azz, polizai, no, non ci fermano, non ci fermano. No. Mi ha visto che andavo piano come il nonno. Si conferma la teoria secondo cui andare piano vi evita di essere fermati. Esatto. Però ho messo anche il cartello con scritto polizai, prima, hai visto? No. C'era un cartello per terra con scritto polizai. Beh, comunque nessuno ce li ha segnalati. E io li ho segnalati a questi. Io no. Invece cosa succede? Che passi metà del viaggio, ma anche quando qua siamo qua da noi in Trentino,
o in Lombardia, solo in Sardegna non c'è successo perché le strade erano deserte ad agosto e perché comunque sapevamo che nell'entroterra non ci sono gli autovelox. Quindi lì potevi concentrarti sulla guida e non su guardare a quanto stai andando. Mamma mia ragazzi, che strade. Sì, è vero. Ma poi la sicurezza che non ci sia traffico, che non ci siano gli autovelox nascosti dietro le curve. Fino adesso cosa te ne è parso? Allora, le strade sono bellissime, tutte a scorrimento veloce, misto veloce. Sono tenute molto bene, l'asfalto bello, sembrano delle piste, quindi tanta roba. Era da un bel po' che non facevo delle strade così belle senza dovermi preoccupare della velocità. Sì, esatto. Che poi, sapete, noi prudenza, sempre rispetto delle regole, però ogni tanto un po' di una sgasatina ci sta. E in certe regioni e in certi stati, diciamo quello sopra noi più a nord, cioè appena sfori un attimo c'è il rischio veramente ti arrestino. Sì, no, ma precisiamo che praticamente ci siamo solo noi strada. Sì, oltretutto praticamente ci siamo solo noi strada. Abbiamo incrociato veramente da stamattina, penso tra 20 e 25 macchine, non di più. Tutto molto tranquillo. E secondo me è molto meno pericoloso, consapevole che non puoi andare a 150 all'ora nei paesi, però se sulle statali al posto con le curve, al posto di andare a 70 vai a 90, non è che crei un pericolo se le strade sono deserte. Quindi servirebbe più il limitatore, secondo me. Quello sarebbe veramente una figata. Ciao fans, siamo nell'idromassaggio. Abbiamo scoperto questa manopola. Ci chiedevamo cosa servisse. L'abbiamo scoperto. Voi la ruotate e parte la cascata. E poi ti metti qua e tipo fai così. Quanto è bello. Sembra Mosè che divide le acque.